Da dove arrivano questi soldi? Come la grande moschea di Roma finanziata da paesi che appoggiano l'estremismo islamico? La stragrande maggioranza delle moschee costruite in Europa arrivano con finanziamenti dall'Arabia Saudita e dal Qatar, paesi che sono vicini all'estremismo islamico wahhabita e mandano i loro imam a insegnare in queste moschee. Secondo, noi abbiamo presentato una proposta di legge per mettere, per quanto riguarda la costruzione di nuove moschee, gli stessi limiti che ci sono per la costruzione di chiese nei cosiddetti paesi islamici moderati, quindi non stiamo parlando di Arabia Saudita, di Qatar, ma dei paesi islamici moderati. Perché non approviamo quella, per esempio, dove è previsto che non possa essere costruita una moschea a meno di un chilometro di distanza da altri paesi? Di poter almeno usufruire la nostra religione. Capisco che è difficile pagare le tasse. Scusami, capisco che ti è difficile ascoltare, però se ascolti magari dopo riesci anche a ragionare. Allora, Massimiliano, fermiamoci un attimo, andiamo a sentirlo così poi possiamo fare un contraddittorio. Andiamo a Piacenza. Ognuno rispetto all'altro, noi chiediamo soltanto reciprocità. Con reciprocità il mondo va avanti, con ogni rispetto alla religione il mondo va avanti. Sono d'accordo. Io dico quello che credo e quello che credo è a dire che si può leggere una Bibbia, a dire che si può convertire da una religione all'altra. In Egitto hanno messo in galera una donna a 15 anni perché si è convertita al cristianesimo. Andate a dire che non si possono lapidare una donna perché ha tradito il marito. Andate a dire che una chiesa hanno il diritto di costruirla dappertutto, invece di venire qua e pretendere basta. Andate nei vostri paesi a fare la